tutti e benvenuti in una nuova puntata di Scopriamo l'educazione civica. Oggi parleremo di un tema che non passerà mai di moda, la mafia. Per mafia si intende un sistema di potere esercitato attraverso l'uso della violenza e dell'intimidazione per il controllo del territorio, di commerci legali e di attività economiche e imprenditoriali. È un potere che si presenta come alternativo a quello legittimo, fondato sulle leggi e rappresentato dallo Stato. Un sistema di contropotere, dunque, basato su regole interne, a loro volta fondate sull'uso della violenza e dell'intimidazione. In maniera particolare tratteremo della mafia nella quotidianità, soffermandosi sulle tante sfaccettature che può assumere, analizzando la giornata tipo di un adolescente medio. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte dal caffè. Run. L'educazione civica si è entrata a far parte del curriculum delle materie scolastiche e il suo scopo è quello di sensibilizzare ed educare gli studenti ad un maggior rispetto delle regole, a far comprendere meglio ciò che ci circonda e a denunciare tutto ciò di illegittimo. A volte però tali obiettivi vengono ostacolati dalla stessa mafia ed è stato il caso di un'alunna palermitana che con la scuola avrebbe dovuto partecipare ad una manifestazione scolastica per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dico avrebbe perché suo padre, uno dei presunti boss sul panorama siciliano, glielo ha impedito, chiamandola addirittura sbirra e definendo tutta questa situazione come un qualcosa di vergognoso. Parole e gesti completamente fuori dal normale che conosciamo solo tramite il blitz avvenuto a Palermo il 16 maggio del 2022. Con conseguente carcerazione. Utilizzare il telefono per noi è divenuta un'azione abituale. Questo dispositivo elettronico fa parte di noi e, come visto nel video, quotidianamente vaghiamo sul web e sui social, imbattendoci in super promozioni, offerte e proposte che a primo impatto ci sembrano convenienti e allettanti. Ma non è tutto oro quel che luccica. Infatti, dietro i più grandi sconti che troviamo su internet ci sono i mafiosi del web, che ogni giorno praticano truffe ed estorsioni per fare guadagni facili e veloci. Infatti, è proprio per questo che si parla di cybermafie. Pensare che le mafie moderne non approfittino degli immensi affari che possono essere realizzati nel cyberspazio è un gravissimo errore di valutazione. I nuovi mafiosi hanno già soldato i migliori hacker per impegnarli a pieno regime in tutte le loro attività illegali su internet. Le cybermafie saranno la nuova frontiera criminale del terzo millennio. Oggi, in pochi secondi, l''ndrangheta si può mettere in contatto con i narcos messicani e colombiani e tracciare le rotte del narcotraffico in Europa. Le mafie cinesi, russe e giapponesi collegano tra loro nel traffico di scorie nucleari, oppure di organi, oppure di esseri umani. Lo scenario che si presenta è davvero inquietante. L'Unione Europea non può stare ferma al palo mentre le nuove mafie si stanno spostando velocemente nel mondo virtuale. Il dark web e il deep web sono in gran parte anonimi e al loro interno sono usate criptovalute e bitcoin. L'Europol stima che i 2/3 delle offerte illegali del dark web siano legate alla droga, con un terzo ad altri beni e servizi illegali.
My heart contains used to be. Ogni giorno, quando usciamo di casa, capita spesso di passare nelle vicinanze di un palazzo in costruzione o un edificio in ristrutturazione, ignorando il più delle volte la ditta costruttrice e altre informazioni del caso. Ma una gran parte di noi non sa che è proprio dalle gare di appalti che nel Novecento la mafia vera e propria ha iniziato a farsi sentire. Nel settore degli appalti, la mafia agisce sostanzialmente nel garantirsi tramite i suoi mezzi strutture e palazzi, facendo accordi e estorsioni a ditte ed imprese. La parola appalti però non è innova. Infatti, dagli attentati dei due giudici Falcone e Borsellino si è aperto un caso sul cosiddetto dossier mafia appalti, che è stata la prima operazione che ha fatto luce sulle connessioni mafioso-politico-imprenditoriali svolte in Sicilia. L'informativa Mafia Appalti nasce dalla collaborazione di Giovanni Falcone, del colonnello Mario Muri e del capitano Giuseppe De Nonno, ma era contrastata, oltre che dai mafiosi, dai politici, dagli imprenditori, perfino da diversi elementi della procura stessa di Palermo. L'ordinanza fu congedata per 5 mesi dal procuratore capo di Palermo, che sosteneva l'inutilità di una tale inchiesta, poiché appunto l'inchiesta stessa fu inviata a tutte le procure della Sicilia. Fu inviata a Roma, fu data per intero agli avvocati degli indagati, fu data sotto banco ai politici e ai mafiosi, in modo da avvisare i delinquenti mafiosi interessati e dare loro tempo di scappare. Il dossier fu dato a Giovanni Falcone, depurato dei nomi di politici Salvo Lima, Rino Nicolosi, presidente della regione siciliana, e Calogero Mannino. Dirigevano gli appalti mafiosi di rilievo come Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Antonino Buscemi e Giuseppe Lipari, Pietro Gianmarco, procuratore capo della Repubblica a Palermo. Il 13 luglio 1992 fece depositare da Guido Loforte e Roberto Scarpinato e controfirmò il 22 luglio la richiesta di archiviazione dell'inchiesta Mafia e Appalti, che venne eseguita il 14 agosto 1992. Abbiamo visto come nella vita di un adolescente lo sport, il calcio in particolare, ha un ruolo fondamentale come divertimento e passione. Le partite sono un modo per incontrarsi con i propri amici, gioire, esultare e piangere tutti insieme. Però purtroppo anche dietro una cosa così divertente qualcosa non quadra. Per capire ciò però torniamo al 2006. In quest'anno infatti il calcio è stato investito da uno scandalo definito calciopoli, coinvolgendo diverse società professionistiche e numerosi dirigenti, sia delle stesse società che dei principali organi calcistici italiani come l'AIA o la FIGC, oltre ad alcuni arbitri e assistenti. Le squadre condannate dalla giustizia sportiva nel 2006 furono Fiorentina, Juventus, Lazio e Milan nel primo filone d'inchiesta, Arezzo e Regina nel secondo filone tra il 2010 e il 2011. Inoltre, in questo periodo di tempo furono oggetto di indagine anche altri club inizialmente non coinvolti nel filone del 2006. Ma in questo caso non fu possibile accertarne la responsabilità, poiché sopravverse la prescrizione per i fatti in esame. I principali protagonisti di questo scandalo, accusati di risultati di partite truccate, manipolazione di arbitraggio e altri reati, furono Luciano Moggi e Antonio Giraldo, rispettivamente direttore generale e amministratore delegato della Juventus, i fratelli Andrea e Diego della Valle e Sandro Mercucci, rispettivamente presidente onorario e amministratore esecutivo della Fiorentina, e Claudio Lotito, presidente della Lazio. Il tutto si concluse con delle penalità assegnate per squadra e con l'assegnazione dello scudetto all'Inter. Sentiamo.
magic is in the air. Con la maggiore età, noi ragazzi iniziamo ad interessarci all'ambito politico per comprendere chi votare durante le elezioni. Per questo aumenta il nostro interesse verso i programmi di propaganda politica. In realtà, però, non dobbiamo farci abbindolare dalle promesse dei politici, o meglio, bisogna fare attenzione da chi provengono determinate promesse. Spesso la maggior parte dei politici sono corrotti e farebbero di tutto pur di accaparrare qualche lira extra al loro stipendio. Con la lettura del giorno della civetta, Sciascia vuole evidenziare questo aspetto dei politici. Infatti, nonostante la grandissima forza di volontà di Capitan Belludi e il suo opporsi ai boss siciliani, il romanzo si conclude con l'insabbiamento del caso proprio da parte della politica, alla quale faceva comodo avere appoggi all'interno della mafia per motivi finanziari e pratici. Il sabato e la domenica siamo soliti frequentare discoteche e posti dove è possibile divertirsi con gli amici. Eppure non ci accorgiamo mai di ciò che ci circonda, delle persone che abbiamo intorno e dei luoghi nei quali ci troviamo. Oggi Cosa Nostra è fatta di aperitivi e serate in discoteca. Stavolta il pezzo da 90 viene indicato in Massimo Mulè, signorotto del Rione Ballarò, sede di uno dei mercati storici della città. Non è un volto nuovo, nessuno lo è nella mafia di oggi, gestita da gente che entra ed esce dal carcere. I carabinieri non le hanno mai tolto gli occhi di dosso. Le intercettazioni che lo riguardano nell'inchiesta sfociata nel blitz di oggi ricostruiscono uno spaccato di borgata, dove la deferenza ha un prezzo basso, anzi bassissimo. Una manciata di euro, come quelli che il gestore della società di sicurezza privata gli ha disposto ad offrire in segno di rispetto nei confronti di Mulè, che aveva piazzato il cognato nell'elenco dei buttafuori. Un lavoro che non è cosa sua, diceva qualcuno, ma che gli doveva essere garantito perché è parente di. E così l'improbabile buttafuori si piazzò davanti alla discoteca a vigilare sul popolo della notte. 80 euro a serata, con un extra di 20 euro, visto che di mezzo c'era Mulè, al quale poteva anche essere garantita, sempre in segno di rispetto, ci mancherebbe, l'organizzazione di un aperitivo. Salatini e patatine fuori orario di apertura, è così che si manifesta il potere nella mafia di oggi. Ci auguriamo che la visione di questo video abbia sensibilizzato tutti quanti nel capire che la mafia è presente ovunque. Sta a noi riconoscerla e scansarla. Buona giornata a tutti e grazie dell'attenzione.